Si è fermato finalmente, stiamo andando da Vienna a Cracovia, abbiamo attraversato tutta la Repubblica Ceca e adesso finalmente si è fermato, stavamo morendo, c'è un'aria condizionata che è paurosa, qua il tempo è brutto e appena si è fermato c'è stato un assalto selvaggio al McDonald's. Dall'autista dire fermati perché non ce la faccio più, ho bisogno di andare in bagno, non lo sapevo che ci fosse il bagno, che figura, ma dai, ma che storia, ho messo lo scotch perché qua il vetro è zigognato, se si fermava un bus di fianco si vedeva una qua così, quelli di fronte usufruivano di uno spettacolo magari non proprio edificante. Cosa ne pensate? Sono arrivato a Cracovia. Adesso devo capire se farmela a piedi con il rischio di lavarmi completamente o andare, cioè se farmela in bus intendo, o se farmela tutta a piedi che però mi lavo completamente, perché una buona mezz'oretta tutta ci vuole per arrivare alla mia casetta. A coprire gli zaini di tutto punto e non ho da coprirmi io. Sono arrivato, raga, Cracovia. Domani vediamo di fare un giro, di mostrare qualcosa. Stasera volevo lavorare un po', ma è mezzanotte. Sono riuscito ad avere la password del wifi adesso. Comunque Airbnb stasera va bene, dai, la roba bagnata. Buonanotte. Ciao raga, è stato un risveglio un po' traumatico perché c'erano degli ospiti già prenotati e quindi ho dovuto lasciare l'appartamento in fretta e furia. Ora mi devo organizzare un attimo per andare a prendere il treno per Lviv. Ah, adesso sì che posso andare finalmente alla Stare Miasto, ovvero il centro storico. Finito solo adesso di risolvere i problemi del mio prossimo trasferimento. Qua c'è un centro commerciale gigantesco che praticamente collega la stazione ferroviaria a la stazione dei bus al centro, ma è enorme, è lunghissimo, non finisce mai. Eccola qua, Galleria Kravoshka. È enorme, veramente gigantesca. Non so quanti chilometri siano in sotterranea. E ti porta, oltre che alla stazione del treno, fino a quella degli autobus. Ma è una piccola città dentro, insomma. Questo credo che sia il museo dedicato alle ferrovie locali. Tutto
tutte le app, è vero, ormai per girare, ma io non ho rinunciato alla mia cartina in carta, la cartina in carta a cui sono molto affezionato, e quindi via così. Ed eccomi finalmente in Rinegövne, la piazza del mercato. C'ero venuto nel 94, mi ero giurato che un giorno ci sarei tornato. Secondo me è una delle più belle piazze d'Europa. Al centro della piazza c'è il Sukenice, il mercato dei tessuti. Sin dal Medioevo questa piazza è il cuore pulsante di Cracovia, testimone di tutti gli avvenimenti importanti della città, dalle cerimonie alle celebrazioni e anche alle esecuzioni pubbliche. Durante l'occupazione nazista venne addirittura rinominata Adolf Hitler Platz. Sul lato sud della piazza vi è la torre del vecchio municipio. Vicino la chiesa di Sant'Adalberto, tanto piccola che quasi non la si nota nell'immensità della piazza. E a nord la Basilica di Santa Maria, uno dei simboli di Cracovia, fiancheggiata da due torri di differente altezza. Sono scelto un posticino molto intimo, vista la quantità di gente che c'è fuori. Questo è dentro in un meandro, in una vietta, non c'è nessuno. Ci sarà il suo perché? No, dai, è stata molto gentile la ragazza. Adesso mi sono preso un'insalata e una buona piva necessaria per ricarburare. Fa un caldo bestiale.
sto studiandomi la cartina e sto leggendo un po' di cose di Cracovia, che è veramente interessante perché è una città con una storia della Madonna. Siamo alla seconda già qua, ma fa troppo caldo adesso per andare in giro. Un po' più tardi vi faccio vedere delle gran cose, confidate in questo. Quella di Cracovia è la più grande piazza medievale d'Europa. Piazza del Mercato, Rynek Główny in polacco, non so se lo pronuncio giusto. Piena di preti e di suore. Va bene che la Polonia è religiosissima, lo sappiamo, però ne sto incontrando un sacco. Dirigendomi verso il castello di Wawelu, che è uno dei primi insediamenti della città di Cracovia, poi dove venivano incoronati i re polacchi. Ma dai, è vietato introdurre pistole e coltelli, pensavo si potesse. Vistola, che in polacco è Wisla, come la squadra di calcio, Wisla Krakow. C'è anche il Cracovia, che è la squadra più antica del campionato, come il nostro Genoa praticamente, però diciamo che quella che ha più tradizione è il Wisla, cioè la Vistola. Mannaggia, ho visto la Vistola finalmente. Puntano da ogni dove i tour a cavallo, Devo dire che vanno per la maggiore, soprattutto tra le persone di una certa età, però. Questo cartello mi dice che sono a 953 km dalla mia Milano. Dirigendo nel quartiere di Kazimierz, che è il quartiere ebraico. Voi sapete che gli ebrei qua purtroppo hanno un po' una triste storia. Adesso sta uscendo una macchina che mi tira sotto.
niente, ho sentito Jackie Me Too, non potevo fermarmi, non fermarmi in questo reggae pub. Pensavate fossi in discoteca, eh? Invece sono al cesso! Ci rivediamo in Ucraina!